Che cosa prevediamo? Questo piano è innanzitutto il frutto di una sperimentazione che va avanti da mesi ed è iniziata con i problemi che erano stati rilevati al pronto soccorso di Pesaro, poi al pronto soccorso di Ancona e in altri ospedali, in altri centri. Che cosa si prevede? Innanzitutto nelle stanterie dei pronti soccorsi dovrà essere presente una persona che informa tempestivamente in tempo reale i tempi di attesa nei pronti soccorsi. Dovranno essere predisposti anche dei monitor in cui dovranno essere indicati i codici di priorità, rossi, arancioni, verdi e bianchi, in modo tale che chi ha la più bassa priorità si debba rendere conto che dovrà aspettare se ci sono i codici rossi. Dopodiché viene istituita la figura del bed manager, un medico, un dirigente responsabile di allocare i pazienti nei reparti, perché abbiamo potuto osservare che c'è quella grandissima criticità di una presenza eccessiva nei pronti soccorso. Poi c'è un ulteriore intervento per quanto riguarda le ipotesi di sovraffollamento. L'ipotesi in cui questo si verifica, viene predisposto un elenco settimanale di medici con funzioni equipollenti che all'occorrenza potranno essere chiamati a prestare servizio nei pronti soccorso dai direttori di presidio. E poi c'è un costante monitoraggio da parte della Regione su appunto quello che succede nei pronti soccorsi. In realtà non c'era fino ad oggi un sistema che potesse verificare l'andamento di pronti soccorso, no? con le criticità che sono state evidenziate. Quindi cerchiamo sostanzialmente di riorganizzare questo sistema, cercando di dare delle risposte, tenendo conto che avvertiamo anche altre esigenze sul sistema del 118 per la gravissima carenza di medici, e quindi anche su questo punto stiamo cercando di apprestare ulteriori provvedimenti di cui vi daremo conto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Abbiamo una media del 50% di codici bianchi e codici verdi che arrivano nei pronti soccorso. Sono codici che purtroppo per loro natura presuppongono un'attesa molto lunga e che quindi portano dei disagi agli pazienti e agli utenti. Noi vogliamo cercare di andare incontro a questa fascia, perché crediamo e riteniamo che soprattutto sempre, ma soprattutto nel periodo estivo, quando un numero di cittadini, pazienti, utenti vanno nei pronti soccorso, occorre dare una risposta più efficiente. Siamo consapevoli che non è la risposta definitiva, però siamo anche consapevoli che è un piccolo passo avanti di miglioramento, efficientamento del sistema attuale. Il tema delle cooperative è un tema che riguarda tutto il nostro Paese. Non potendo assumere persone, non essendo disponibili neppure in alcune prestazioni sul mercato, ci sono le cooperative che utilizzano i medici in pensione, e quindi noi abbiamo l'esigenza di garantire il servizio, non tanto di criticare il sistema delle cooperative o meno. Certo è che se il nostro Paese riesce a finanziare le borse di specializzazione e ad eliminare i tetti di spesa che da assessore alla sanità ho più volte chiesto nella conferenza delle regioni, il problema sicuramente potrà essere portato a soluzione. In questo momento noi dobbiamo tener conto che i medici con la specializzazione in medicina d'urgenza non ci sono, non solo nelle Marche, non ci sono in tutta Italia, quindi se vi è l'esigenza ricorriamo anche alle cooperative. Abbiamo iniziato l'anno scorso per la prima volta la nostra regione a portato a 85 le borse per i medici di medicina generale. Su 85, 65 hanno partecipato. Questi 65 specializzandi, borsisti, che l'anno scorso hanno fatto il corso, quest'anno potranno essere utilizzati nella medicina generale e nei territori. Questo è un elemento importante, perché è il primo anno dove il gap, la differenza tra i medici che escono e i medici che saranno a disposizione nei territori va a colmarsi praticamente totalmente. È un risultato importante, è una discontinuità forte che noi vogliamo portare e che porteremo anche nei prossimi anni, e lo faremo anche nelle specializzazioni per gli ospedali.